Oggi, giovedì 29 maggio, ci troviamo qui al Parco di Centocelle per festeggiare il momento finale dell'edizione 2014 dei laboratori di educazione alla cittadinanza attraverso la storia delle religioni che da 4 anni a questa parte portiamo avanti nelle scuole. Questo momento ha un significato importante perché per noi è la nostra prima grande uscita pubblica. Importante per noi è stato anche l'apporto che hanno portato le istituzioni, quindi il fatto che è venuto Gianmarco Palmieri, che è presidente del quinto municipio, il municipio in cui ci troviamo adesso, il fatto che è venuto Luca Gianzanti, consigliere comunale e il capogruppo consigliare della lista civica Marino Sindaco, con il quale appunto ormai da mesi stiamo lavorando insieme. Attraverso la storia e attraverso lo studio delle religioni e quindi anche della religiosità si mette in condizione il bambino di integrarsi ancora meglio. Questa è una grande sfida che abbiamo sostenuto come amministrazione capitolina, con i municipi, con le scuole, con i genitori, attraverso una serie di iniziative, attraverso una serie di incontri, di dibattiti, di convegni, ed è un qualcosa sulla quale noi puntiamo molto. Quando le persone si comprendono c'è meno paura, quando le persone si comprendono si vogliono un po' più bene. Voi vi volete bene? Sì! Voi vi volete bene? Sì. Ecco, questo è costruire pace e giustizia. Le cose che avete imparato delle religioni vi aiuteranno sicuramente quando andrete alle medie, quando seguirete a scuola, quando diventerete grandi, a capire come si comportano le persone che hanno delle culture differenti da quelle della vostra famiglia. Crediamo che iniziative come queste siano importanti, devono essere non un punto di arrivo. Questa giornata, già ne abbiamo parlato, non sarà un punto di arrivo, ma anzi un nuovo punto di partenza per estendere l'iniziativa sul territorio. Il quinto municipio intende essere protagonista e partner di questa iniziativa, che dovrà continuare a parlare ai più giovani, estendendosi su tutto il territorio e attraverso di loro parlare a tutti i cittadini del quinto municipio.